quando vince l'avversaria si va tutti ai festeggiati, ma... e quelli che invece non festeggiano perché sono delusi e amareggiati. E qui abbiamo il signore, ce lo dice il suo nome? Conti Francesco. Che è il difensore della contrada Castello, che è la nemica di Borgo che ha vinto. E allora ora in questi momenti lì dopo, che ne so, abbondanti 2 ore e mezzo. Dopo 2 ore e mezzo di aver visto vincere l'avversaria, che dice la pancia, come domando sempre io. La pancia adesso l'abbiamo pienata. Che la cosa è già estremamente importante. Dall'altro ovviamente noi stiamo già guardando al futuro, quindi sulla base di questo ci rimbocchiamo le maniche e andiamo a vedere quello che succederà in futuro. Ovvio che c'è del dispiacere, ma insomma più di là non si va. Sempre pensare in positivo. Assolutamente sì, sempre. Sempre. Però vedere arrivare avanti il match lì a Canapi tra i due ragazzi, che montavano, giustificatissime, io ho fatto il fattino, se te lo so bene, vuol dire, ho fatto a botte tante volte il piatto del campo, anche peggio, a Siena, quindi non è che faccio la domanda per farla, la faccio perché lo so, quello competente, so, ecco, competente perlomeno, non vincente ma competente, e quindi vedere l'impressione di vedere il proprio simbolo, no? Perché il fattino in quel momento è il simbolo della contrada. Che piacere fa vederlo scambiarsi delle frustate con il rappresentante della contrada avversaria, proprio come sensazione, come simbolo della cosa che avviene. Ma non so in questo caso che vuole stare a testimoniare, non lo so, lì più che le nerbate, diciamo, c'è la sensazione di voler vedere la propria contrada vincere in quei momenti. E per me non è importante vedere una nerbata in più o in meno, è importante vedere attraverso una strategia di vedere vincere la propria contrada. Poi si fanno dei piani, a volte riescono, a volte un po' meno, questa volta ovviamente, come dimostrano i fatti, non sono riusciti. Ma non è il fatto delle nerbate che ci fa vincere. Ma si sente in quel momento lì la gente urlava quando vedeva questo scambio, non è che siamo, che non è deprecabile, intendiamoci, io non lo sto criticando, lo sto assolutamente mettendo in un contesto di una festa, di una nemicizia, e si esprime anche in quella maniera lì in certe occasioni. Beh sì, assolutamente, ma quello è più un fatto tra fantini, diciamo, che è un discorso inerente al mio ruolo, tra l'altro, che come dice il ruolo stesso, io sono un difensore, che non è il difensore della contrada, ma è il difensore del magistrato delle contrade, che è il difensore della festa, fra virgolette. Quindi il mio compito principale non è quello di difendere un fantino o meno, è di difendere che la festa nel suo insieme funzioni continuamente e sempre. E credo che nell'arco di tutto il periodo la festa ha sicuramente funzionato, perché anche quest'anno c'è stata una grossa affluenza, sono state giornate vissute intensamente all'interno delle contrade, con delle ottime cene, specialmente all'interno della contrada di Castello, dove abbiamo festeggiato fino alla fine, contenti e convinti delle nostre scelte, contenti di portare questo fazzoletto nel collo con i colori rosso-verdi, e sempre lo porteremo avanti. E da domani, come ho detto prima, rimboccheremo le nostre mani e porteremo avanti dei nuovi progetti, e sicuramente l'anno prossimo saremo nuovamente in piazza più agguerriti che mai, e sicuramente porteremo alla vittoria la nostra contrada. Io veramente, guarda, io sono andato a montare a Castelvecchiano, a Castagnaio, tanti anni fa, ma non ero mai entrato dentro Pian Castagnaio. Io mi sono innamorato di Pian Castagnaio, cioè io l'ho detto, l'ho scritto, ma l'ho scritto nel cuore, non per nessun interesse, assolutamente, ma proprio perché ho avuto questa, è veramente delizioso, cioè è una cosa incredibile, non che questo, ho detto che questo sia un paese, non è brevettato molto dal turismo, mi dicono, secondo me è veramente un peccato mortale. Perché c'è per esempio quel ristorantino accanto a Coro, e di sotto c'è una cosa fuori del normale, ma tutto poi tenuto bene, le stradine fantastiche, quindi io mi sono veramente innamorato. Vediamo questa signora, invece lei siamo la responsabile della cucina. Ah, vedi, quella che li governa tutti. Li governa. E allora? A Siena si dice si è purgato.
diciamo che io preferirei non parlare. Perché stasera mi piacerebbe più star zitta. Però da domani mi rimbocco le maniche e si riparte per un altro anno. Benissimo. Noi siamo una strada, secondo me no, non dico la più bella perché per ognuno è la più bella. Per me è fantastica, cioè abbiamo una squadra di ragazzi, stasera l'ho detto, sembra di essere all'università. Li stiamo coltivando, ci danno delle grosse soddisfazioni. Per me la contrada è il Palio, ma specialmente tutti i miei ragazzi che vedo sopra. Se il Palio mi interessa, non mi interessa. Sono veramente soddisfatta lo stesso. A noi, noi siamo sempre la stessa contrada di ieri, anche senza Palio. Vai. Okay. Grazie signora. Prego.